Che piacere, grazie per essere con noi. Il film sta andando benissimo, peraltro, no? Il film sta andando benissimo, sì. Lo posso dire perché io non c'entro, per cui posso dire tutto senza sembrare, diciamo, rodomontesco di darsi delle sono dati oggettivi, se un film sta andando molto bene. Siamo anche contenti perché bisogna tornare ad andare al cinema, perché diciamo l'emozione di quello schermo, di quella sala buia, non te la restituisce nessuno, neanche diciamo il pigiama di casa, la tenda di velluto contro contro la mano e contro la faccia quando si entra. È vero, la tenda di velluto, non so se c'è ancora in tanti posti. Comunque il Colibrì è peraltro vincitore del premio Strega che Veronesi aveva già vinto con Caos Calmo, no? E quindi diciamo penso che insomma è venuta anche voglia di rileggerlo. E perché secondo te i tuoi libri sono quattro film tratti da tuoi libri? Quanti ne hai? Non pochi. No. E perché secondo te i racconti che tu porti hanno trovato una visualizzazione nel cinema più spesso che per altri scrittori? Perché sono storie, perché sono narrazioni. Io non sono uno scrittore, sono un narratore. Gli scrittori nella tradizione italiana, i grandi del Novecento, Gadda, Manganelli, ma lo stesso Calvino, non erano dei narratori, erano dei prosatori e dei grandi saggisti, delle persone intelligentissime con una lingua super curata e raffinata. Io cerco di unire le mie qualità di scrittore alla narrazione perché mi è sempre presa così, mi è sempre piaciuta da lettore la narrazione. E quindi, nella vita sei anche uno che si appassiona alle storie che incontra? Beh sì, perché... Sei curioso, questo ti chiedo. Ma certo, perché le storie sono spesso, non sempre, ma insomma sono indizi dell'umanità di chi le vive. E a me piacciono gli uomini, le donne, mi piace quello che fanno, mi piace anche la loro sofferenza, perché il dolore è come gli accendini ormai o gli ombrelli, è di tutti, non è che... è mio e me lo tengo per me, si condivide. Dentro le storie c'è tanto, alle volte, tanto dolore, anche nella storia che abbiamo sentito tutta quella gioia. Noi lo diciamo spesso, no? Che in questo studio ne parliamo spesso della malattia, della morte, delle delusioni, perché condividendole ci aiutiamo, siamo meno su di noi e magari anche chi a casa si può riconoscere. Comunque, il Colibrì è quest'uomo che io forse... Correggimi se sbaglio, perché ovviamente ogni lettore, io il libro l'ho letto quando è uscito e il film l'ho visto adesso, e il Colibrì è un uomo mite, potremmo dire, un uomo buono, che diciamo non cambia mai nulla, ma come appunto il Colibrì rimane fermo sbattendo le ali. Intorno gli succedono delle ogni, potremmo dire, perché ogni pagina c'è ogni scena c'è un colpo di scena tra flashback e flash forward. E vediamo una scena, quella dello psicanalista, sì, dai, perché mi piace il tema psicanalisi, vai. Arrivederci. Arrivederci. E fatemi sapere. Grazie. Che sponsa, eh? Sì, abbastanza, però... Disturbo ossessivo allucinatore, e lei è l'allucinata, lei sta benissimo. È creativa, è fantasiosa. Quella è troppo idiota per capire. Però forse noi lavorate abbiamo... in psicologia infantile, no? Vede le patologie ovunque. Ha ragione lei, Marina. Mi ascolti, per favore. Adele ha bisogno di parlare con qualcuno. Questo filo è l'esempio. Ma che cos'è il filo che non va? Cos'ha? Tu ne hai parlato col tuo psicanalista, per esempio? Io non posso dirti quello che gli dico. Giusto. Cioè, ci ha dato dei genitori responsabili. Che cazzo ne sa di noi questa? Che ne sa? No, ma come si permette? Può capitare che uno fa degli errori, no? Sì. Non è che sai sempre che fai bene e quando fai male. Cioè. Scusami. Del male, tu? Ma tu del male? Tu se facessi del male moriresti. Ciao, bellettina. Eh?
cast veramente splendido, c'è Favino, c'è Kasia Smutniak, c'è Nanni Moretti. Ecco, e l'elemento della psicanalisi, che qui arriva come un deus ex machina, no? All'inizio, dalle prime pagine del libro, nelle prime scene del libro, come ha influito sulla tua vita e sulla percezione degli altri? Allora, io sono uno che ha sempre avuto addirittura bisogno, ma insomma anche una grande passione per la psicoanalisi, per la pratica della psicoanalisi. Quanti psicanalisti hai cambiato? Due. Io un po' di più. Lettino o poltrona? No, poltrona. Poltrona. Niente lettino. Che nel film c'è il lettino. Sì, sì. Ma in entrambi i casi niente lettino. Però mi ha sempre appassionato anche proprio come letteratura. Cioè, secondo me la psicoanalisi ha preso il posto della filosofia nel XX secolo. I migliori filosofi sono stati Freud, Jung, fino agli ultimi, insomma, ai più recenti. Sono quelli che hanno coniugato il pensiero nella maniera più moderna, visto che la filosofia si è un po' arrestata, diciamo la verità. Insomma, la grande filosofia si è fermata al secolo precedente. Perché forse non siamo così capaci di comprendere il tutto? E quindi siamo più capaci di comprendere l'altro e noi stessi, che però già di per sé sarebbe un grande passo avanti se così fosse. È quello, no? Che è successo proprio con la rivoluzione di Freud, è esplosa. L'individuo è diventato un universo a parte e un universo che deve interagire con milioni di altri che universi. Che è interessantissimo, infatti due temi sul Colibrì, tema di lui e della famiglia e anche un po' della famiglia allargata, perché non svelerò il finale, ma nel finale appunto tutti questi personaggi si radunano intorno appunto a Favino, al personaggio del Colibrì. Ecco, e quali sono i legami più importanti? Secondo te il concetto di famiglia è destinato a cambiare ancora? Ed è più importante il legame familiare o quello che ci scegliamo? Poi diventa famiglia anche quello che ci scegliamo, per cui in realtà è giusto che cambi, è giusto che segua il concetto di famiglia, segua i cambiamenti del costume, della cultura, però rimane non soltanto il legame più dolce o più, ahimè, a volte anche più crudele, però è anche il teatro delle più grandi emozioni che uno vive, perché a parte le persone privilegiate o quelle dannate che escono da quell'ambito, le cose più belle che ti succedono per motivi familiari, assistere alla nascita di tuo figlio, oppure anche soltanto sposarsi, queste cose qua rimangono per la maggior parte delle persone e non c'è ragione che non sia così, le più belle, le più memorabili della vita. E quindi... E poi c'è un altro punto che a me interessa sempre moltissimo, che è l'amore non consumato, perché come era, amo solo le rose che non colsi, no? Ma è possibile che l'amore che non si vive diventi il più, rimanga l'unico perfetto proprio perché non lo si è vissuto fino in fondo? Sì, c'è qualcosa di ottuso in questa definizione, tant'è vero che nella narrazione io mi permetto, quando descrivo la decisione che prendono il protagonista e perché questa perché il protagonista, questa Luisa Lattes che conosceva quando era ragazzino e a un certo punto... Si amano da sempre, però poi le cose della vita li separano, non riescono a stare mai insieme. Quando poi sono maturi, sono grandi, eccetera, però sono entrambi sposati, entrambi in famiglia, decidono... più per spinta di Marco Carriera, del Colibrì, che per lei, di non consumarlo, cioè di non dare soddisfazione al proprio desiderio, anche attrazione fisica. E io lì, mentre racconto questa cosa, dico due deficienti e poi vado avanti, perché in realtà è una stupidaggine, è una cosa molto, molto romantica e che molti di noi capiscono perché l'abbiamo fatto o ci siamo andati vicini, però poi alla fine non è quello, cioè è un po' un inganno pensare che se non lo consumi quel rapporto rimane intatto, perché poi in realtà anche nel Colibrì, nel romanzo, succede che questi due alla fine litigano. E litigano anche proprio perché... Quindi diciamo l'invito dello scrittore è: se avete un desiderio bruciatelo, consumate. Beh, insomma, aspettare. Dai, Nanni Moretti poi... e poi un'ultima battuta. Immagini che non avremmo mai voluto vedere. Quaranta trenta.
fuori gioco soldati che conduce 6-3-3-1 alla battuta Bordini. Un momento. Qualcuno mi sostituisce o fate da soli? Professore, come facciamo da soli? Fate, tanto ormai hai perso, Bordini, hai perso. Buonasera. No, grazie, ma io avrei aspettato. Ma non avrei aspettato io, che è successo? Mi hanno detto a casa sua che era qui, che ci passa le giornate. È vero, sì, mi piace stare lassù, sovrastare, dominare, far arrabbiare i giocatori, sì. Una curiosità, perché hai fatto lo scrittore? Sei architetto con una tesi su Victor Hugo, se non erro? Beh, era la mia, diciamo, passione, il mio sogno di fare lo scrittore precedente alla scelta che poi ho portato in fondo e ho fatto bene di studiare architettura. Anzi, io dico una cosa che sembra paradossale, ma dico che non riesco a capire come facciano gli altri scrittori a scrivere romanzi senza avere studiato architettura, perché lì ti insegnano a far stare sulle cose, e anche un romanzo deve stare su. Ma quella era una passione che avevo fin dagli anni del liceo, non la confessavo perché sembrava un po' grossa. Perché come sembra cosa. Un po' velleitaria, anche sì, un po' ambiziosa. Avevo anche la contezza di quanto poco, di quanta strada avrei dovuto fare, perché provavo a riscrivere le pagine dei libri che mi piacevano e venivano fuori delle cose veramente brutte. Però io, quando mi addormentavo la notte, sognavo quello. Prima di addormentarmi pensavo a come sarebbe stato bello che qualcuno leggesse in un libro quello che avevo scritto io. Quindi tu riscrivevi Dostoevskij, per dire? Anche. Ma meraviglioso. No, mi rendevo conto che c'era un po' di strada da fare. Però, insomma, è un esercizio che poi ho fatto rifare. Non è andata così male, però, diciamo, anzi, è andata benissimo. E l'ultima battuta, si dice sempre, no, uno va al cinema e dice meglio però il film, il libro era meglio, no? Poi ci sono dei casi, che so, Arancia Meccanica, il film è più bello del libro, forse, no? Beh, lì però c'è un super maestro come Kubrick che, insomma, quello che toccava, cioè, anche no, Shining. C'è un film che secondo te è meglio del libro? Ho tolti, esclusi i presenti, ovviamente. Angel Heart, che quello di non mi ricordo di chi è, ma con Mickey Rourke, come thriller è bellissimo, il libro era abbastanza scadente, ma succede spesso con i libri di genere. E rivedere i tuoi personaggi com'è? È molto emozionante. Molto. Sì, Sì, anche se non è più la prima volta, però è sempre molto emozionante. Grazie davvero a Sandro Veronesi per essere stato Grazie con noi. Leggete, moltiplicatevi Il Colibrì, andate al cinema.